Le cose che non dici, di Yuki 21, capitolo 7, quel che non si dice. Reika, inizia una nuova settimana, scuola uguale studio, 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 ore che volano via veloci tra tante parole scritte nere su bianco. Oggi inizio anche il programma di ripetizioni con Kawashima e la vedo male. Da quando è entrato questa mattina in classe non ha rivolto la parola praticamente a nessuno, se non al suo grande amico Ryo Saito. Mi sa che è incavolato per qualcosa. Mi preoccupa molto questo suo atteggiamento, perché temo che finirà con lo sfogarsi con me. Hirokun non si è fatto vedere in mensa. Ieri sera era tranquillo quando siamo tornati a casa. Non so se è in compagnia del sensei Danzai, e nemmeno mi interessa. Spero solo che non dimentichi di passare per casa mia più tardi. Come si può vivere tranquilli quando il mostro ce l'hai in casa? Che ansia. Finite le lezioni della giornata, mi incammino verso l'aula 107 per le ripetizioni. Kawashima, prima di uscire dalla classe, mi ha detto che ci saremmo visti lì. Non ho cercato Hiroshi, anche se spero che mi contatti più tardi. Mi auguro servano queste ripetizioni, inizio davvero ad essere piuttosto in difficoltà con quelle stramaledette materie. L'aula, adibita alle lezioni di recupero, è vuota. È una classe un poco più piccola delle altre, probabilmente viene usata solo per attività alternative. Mi siedo in un banco vicino alla finestra e prendo i miei libri. Sospiro e attendo fino a quando vedo Sasuke entrare. Ciao. Ciao Kawashima. Iniziamo subito. Abbiamo 2 ore di tempo prima di dover lasciare l'aula. Questi appunti sono per te e questo è il modulo compilato per le lezioni extrascolastiche. Metti solo una firma lì. Obbedisco e poi iniziamo a ripassare. Sasuke siede di fronte a me e mi indica le cose da fare. Solo adesso che siamo soli scopro che ha una voce molto bella. Io sono fissata con i suoni, con la musica. Trovo la voce di questo ragazzo bassa e deliziosa. È molto regolare, difficilmente il suo tono cambia. Verso la fine delle ore sono distrutta. Kawashima è una macchina da guerra. Deve aver preso davvero a cuore il suo programma di recupero. Mi infastidisce ammetterlo, ma è bravo, maledettamente bravo. Ha una risposta ad ogni mia domanda e per quanto sono certa trovi tutto ciò molto noioso, non si è mai lamentato di spiegarmi anche 3 volte la stessa formula. Mi sa che riesco a recuperare sul serio se andiamo avanti così. Ne sono sollevata. Un paio di volte però l'ho beccato con lo sguardo perso in chissà quale pensiero. Che anche Perfezione Sama abbia dei problemi? Kawashima-kun, ho finito. Credo di aver risolto correttamente il problema. Puoi verificare? Lui prende il foglio e controlla. Hai fatto un errore qui. E ti pareva. Chiedo dove, perché giuro che ormai non ci vedo più tanto dallo sforzo. Allora lui mi indica un punto del foglio e io mi sporgo più avanti per verificare. Mi spiace ma non capisco. Che ho sbagliato qui? Non dovevo utilizzare la formula di prima? No, dovevi fare così. Inizia a scrivere con la sua penna blu e io l'osservo tentando di capirci qualcosa, ma ormai sono stremata. Lui si accorge che mi si incrociano gli occhi, ma non molla, proseguendo nella sua lunga spiegazione. Si alza e sposta la sedia mettendola accanto alla mia. Posa il foglio sul banco e indica quello che ha scritto. Io abbasso lo sguardo sul foglio, tirando indietro i miei lunghi capelli chiari che mi coprono il volto. Nel fare questo gesto mi accorgo che il suo braccio si appiccica al mio perché siamo troppo vicini. Non dice nulla, così uso la mano sinistra, quella libera, per tenere fermo il foglio, mentre lui continua ad indicarmi quello che ha scritto. Il suo volto è vicinissimo al mio, tanto che riesco a sentire il suo fiato sulla mia guancia. Questo mi provoca un brivido alla base della schiena che lento sale fino alla testa. Pian piano sento che il volto inizia a prendermi fuoco. Cerco di far finta di niente e di concentrarmi sul problema di matematica, ormai la testa è andata. Inizio ad accorgermi di ogni suo particolare, il profumo che sa di muschio bianco, molto delicato e estremamente piacevole, i capelli neri che sono puliti e lisci come la seta, la pelle che è bianca e senza imperfezioni. Insomma, mi rendo conto per la prima volta che questo ragazzo è veramente bello. Il mio disagio sale fino a diventare panico quando lui, con un gesto lento ed improvviso, sposta una ciocca dei miei capelli dietro il mio orecchio per scoprirmi il viso. È allora che ci fissiamo veramente per la prima volta negli occhi e inizio ad avere paura. Sasuke. Non l'ho fatto con un fine particolare. L'ho fatto e basta. I suoi capelli le coprivano il volto e a me sembrava di parlare ad una parrucca. Così ho semplicemente allungato una mano e le ho spostato una lunga ciocca in modo da poterla vedere in viso. Reika si è girata a guardarmi con aria quasi allarmata ed io mi sono immobilizzato. Mi sono sentito un idiota, a dire il vero. È stato un gesto troppo confidenziale.
ma davvero mi è venuto così, in maniera del tutto naturale. Ci siamo guardati un attimo negli occhi e mi sono reso conto che i suoi sono grandi e tremendamente verdi. Un colore così chiaro e particolare che mi ha lasciato senza parole. C'è qualcosa di strano in questa ragazza, qualcosa che inizio ad avvertire quando le sono accanto. Ho preso fiato e le ho domandato scusa. No, figurati, non fa niente, Sasuke-kun. Ha una bella voce, molto delicata, ed anche un buon profumo. Allora ho tirato la sedia un poco più in là, staccandomi da questo contatto inaspettato. Beika, basta per oggi. Ripassa gli appunti che ti ho dato e fammi sapere se hai difficoltà con le cose che ti ho spiegato. Faremo lezione due volte a settimana, il lunedì e il mercoledì. Se ti metti d'impegno, riuscirai a recuperare tutto ciò in cui sei rimasta indietro. Adesso devo congedarmi. Ho gli allenamenti di Kendo. Ah, ok. Grazie di tutto. Si è alzata e ha iniziato a mettere via le sue cose. Io ho fatto lo stesso, anche se lo ammetto che ho lanciato diversi sguardi mentre mi dava le spalle. Ha un corpo che sembra così fragile. A differenza delle altre ragazze della classe, lei tiene la camicetta della divisa scolastica chiusa fino all'ultimo bottone con la cravatta ben annodata. Praticamente della sua pelle è visibile solo quella delle mani. Sono piccole, con le dita lunghe e ben curate. Penso che siano morbide e piacevoli da stringere. E fatto questo ragionamento, penso di essere un vero coglione. Questa ragazza piace a Rio, e peraltro è più taciturna di me. Ci saremmo scambiati due parole non inerenti allo studio, quindi è meglio pensare subito ad altro prima di finire col combinare qualche stronzata. Sasuke-kun, ma tu fai tutte queste attività extrascolastiche solo per avere voti in più? Certo. Perché, ci trovi qualcosa di strano? No, affatto. Solo che pensavo, fai lezione a me e a Saito-kun. Sei capoclasse, organizzi un mucchio di cose e per di più hai lo sport. Ho pensato che passi un sacco di tempo in questa scuola. E allora? Io sono fatto così, mi piace avere delle responsabilità e non mi pesa fare quello che faccio. Sì, non intendevo questo. La mia non era certo una critica. E cos'era? Semplice curiosità? No, niente di tutto ciò. Ho solo pensato che forse passi tanto tempo qui perché non ti piace stare a casa. Ma non sono affari miei, quindi scusami. Grazie per la lezione, ci vediamo domani in classe. Reika quasi scappa via. Quella ragazza ha fatto centro. Dopo solo pochi giorni ha già capito quello che costantemente nascondo. Il desiderio di non tornare a casa dalla mia famiglia, da mio fratello. Mi affaccio alla finestra e la osservo mentre si allontana dall'edificio. Cammina lenta, guardando dritta davanti a sé. Si blocca un attimo a controllare il cellulare e poi riprende a camminare, senza voltarsi. Io sbottono di più la camicia e lascio che l'aria del tardo pomeriggio accarezzi la mia pelle. Mi sento strano, mi sento andare a fuoco. Quando mi ha guardato con quegli occhi così grandi, ho sentito l'elettricità scorrermi di sotto la pelle. La realtà è che ho immaginato di prendere il viso tra le mani e di baciarla senza lasciarle il tempo di parlare o di riflettere. Ho immaginato di infilare le mani dentro la camicia e di cercare i suoi seni. Ho immaginato di sbatterla a terra e di prenderla con passione per sentire come cambia la sua voce mentre gode. Se Rio sapesse di questi miei pensieri. Ma in fondo sono solo turbe di un adolescente che ha passato 2 ore da solo con una bella ragazza. Devo calmarmi e pensare ad altro. Qualsiasi cosa che non sia il suo profumo. Hiroshi. Ho avvisato Reika con un messaggio. Via libera, quello non c'è. Ho usato una chiave che mi ha dato e sono entrato in casa. È tutto ok. Ha preso i soldi che gli ha lasciato sul tavolo, quindi se siamo fortunati starà fuori per qualche altro giorno. Ma stanotte chiuditi a chiave in camera, mi raccomando. Chiamami quando vuoi. Ci vediamo domani mattina. I miei non sono ancora tornati a casa e quindi avrei potuto chiederle di venire a dormire qui anche stanotte. Ho preferito di no per 2 motivi. Il primo è che almeno stanotte dovrò dormire con il mio sensei o finirà con lo stancarsi di me ancor prima di aver tentato di costruire qualcosa. Il secondo motivo è che oggi, al pensiero di Reika da sola con quel Kawashima, ho provato una gelosia tremenda e questo non va bene. Non sono un buon amico se divento geloso e non posso permettermi di mettere in difficoltà Rei-chan con queste mie incomprensibili fisse, anche perché oggi non ho ancora compreso appieno la natura dei miei nei suoi confronti. Quindi penso sia meglio non starle troppo addosso e lasciarle un poco di spazio. Mentre rifletto su tutto ciò, il campanello di casa suona. Scendo ad aprire sapendo che si tratta del mio sensei. Lui entra in casa tutto sorridente e quando meno me lo aspetto mi è già addosso. Mi sei mancato da morire in questi giorni. Ora dobbiamo recuperare, lo sai? Vedi di essere più che sufficiente, studente.
Ce la metterò tutta, sensei, gli rispondo sorridendo. In pochi istanti siamo già nudi e ci tocchiamo senza ritegno. Dazai è un uomo davvero molto bello, mi eccita tantissimo. Così chiudo gli occhi e gli entro dentro da prima piano, poi con maggior impeto. Insieme agli occhi chiudo la mente ai pensieri esterni che non riguardano il corpo di questo uomo che desidero. Reika. Casa è vuota e del tutto in disordine. Max avrà cercato chissà cosa e ha messo sotto sopra ogni cassetto. Sistemo il suo disastro e mi butto distrutta sotto la doccia. Strofino con troppa forza il braccio destro, quello che è stato a contatto con Sasuke. Che sensazione strana. Quel ragazzo mi agita davvero tanto. Va bene, è molto bello e tutti lo desiderano, ma non è questo. Io odio essere toccata, o meglio, sicuramente a causa della mia situazione, il mio corpo reagisce in maniera piuttosto anomala rispetto alle altre ragazze. Se si cerca con me un approccio deciso, mi chiudo a riccio. Non mi piace il contatto diretto con il prossimo. Solo a Hirokun permetto certe gentilezze. Ma quando oggi Sasuke mi ha toccato i capelli con quella delicatezza così naturale, non ho provato alcun fastidio. Forse perché non ci ha messo nessuna malizia, non so. O forse, solo perché mi manca Hiroshi, sento che si sta allontanando da me e mi mancano le sue attenzioni. Se fosse ancora più pazza di quanto già non lo sia, potrei pensare di sostituirlo con qualcuno, magari proprio con Sasuke. Ma a parte che è impossibile che quel ragazzo così perfetto possa provare attrazione per una come me, la realtà è che nessuno è come Hiro. Mi stringo forte sotto l'acqua calda e sento che sto per piangere. Allora mi faccio forza ed esco dalla doccia, iniziando ad asciugarmi e rivestendomi. Sono ancora presa dai miei pensieri quando sento una voce gelida chiamarmi al piano di sotto. Inizio a tremare, mentre il mio cuore praticamente si ferma. Sasuke. Dai, scemo, dimmi la verità. Avete parlato di me? Sei proprio noiosa, Baka. Te l'ho già detto. Abbiamo solo studiato. Non ci capisce un cavolo di matematica, un vero disastro. Le ho dovuto ripetere le stesse cose più volte. Credimi che alla fine mi è venuto mal di testa. Dai, però è intelligente, migliorerà presto. Allora? Non pensi che sia davvero carina? Ed ora a cosa rispondo? La verità è che la trovo attraente. Sarà anche perché è una novità per me che ho sempre avuto un tipo di ragazza ideale in mente. Un tipo con meno colori e più tradizionale. Reika è tutto ciò che non avrei mai immaginato potessi notare in una ragazza. Non è male, direi, pur essendo così diversa dal solito. Vedi di farti avanti presto o finirà col trovarsi il ragazzo. E pensi che non lo sappia? Mi dichiarerò presto perché ormai devo aspettare che lo faccia prima Setsuna. Lo sai come funziona fra uomini e lui ha detto prima di me che gli piace Reika. A me sembrano tutte cretinate. Se ti piace, va lì e diglielo. Non serve attendere un tuo amico. Tanto se non le interessi tu, il tuo risultato sarà lo stesso, indipendentemente da chi si dichiarerà per primo. E se per caso gli piacessi tu? Dai Sasuke, non fare quella faccia, è un'eventualità come un'altra. Peraltro fra noi sei quello che fisicamente più assomiglia a Hiroshi, quindi potrebbe essere. Fanculo Ryo, io non somiglio a Hiroshi. Va bene, come ti pare. Cambiamo discorso. A casa tua come va? Takashi? Ripensandoci, magari ci provo prima io con Reika, così vediamo di che pasta è fatta. A questo punto un altro ragazzo mi avrebbe già insultato, ma Ryo sa che ho detto questa cosa per evitare di parlare della mia famiglia. Così si fa una grossa risata, dichiarando in tono allegro che me lo stacca, se la tocco anche solo con un dito. Caro Ryo, sei un vero amico e non mi obblighi mai a parlare di ciò che non voglio. Mi chiedo come ti sentiresti nel sapere però che prima avrei voluto farle ben altro che toccarla con un dito. Il pensiero di Reika è violento ed il mio corpo sussulta. Ma che mi sta succedendo? Reika. Finisco di vestirmi in 3 secondi ed esco dal bagno con i capelli ancora bagnati. Potrei chiudermi a chiave in camera mia, ma finirei col farlo incazzare ancora di più. Prendo il cellulare per chiamare Hiroshi, ma quello mi chiama ancora una volta. Reika, ci sei? Avanti, scendi! Hiro non risponde. Sono sola. Poi sento un rumore assordante, come di qualcosa che viene fatto a pezzi. Riconosco una nota nel vuoto del mio cuore e corro giù per le scale. Urlo quando lo vedo. Alla fine l'ho fatto. Ha preso una sedia e l'ha sbattuta con violenza contro il mio pianoforte, mandandolo in pezzi. La rabbia mi sale dentro come veleno. Ma che cazzo fai? Sei impazzito? Allora sei in casa. Così impari a non rispondere subito a tuo padre. Te l'avevo detto che questo coso lo odio e che non voglio che tu lo suoni. Vedi? Adesso non c'è più pericolo.
che tu possa nuovamente disobbedire. Maledizione, ma perché? Perché devi distruggere le cose che amo? Non ho mai suonato quando ci sei tu. Ti odio da morire. Ed è su questa frase che faccio il mio solito errore. Chiudo gli occhi mentre urlo. Ma quando è in casa un mostro, gli occhi devono rimanere ben aperti, perché è l'unico modo che hai per vedere e tentare quindi di evitare. Ma io non vedo e sento solo il dolore che arriva sordo e forte come in passato. Il primo colpo è uno schiaffo che mi prende a metà faccia e che mi fa perdere l'equilibrio. Cado a terra portandomi subito una mano sulla guancia colpita. Allora lui mi guarda con quegli occhi da pazzo ed io capisco che questo è solo l'inizio. Mi tira un calcio verso il viso che paro con le braccia. Il dolore è atroce, ci ha messo parecchia forza quel bastardo. Mi prende per il colletto della maglietta e mi fissa. Anche in questi casi la mia testa mantiene una logica rivolta al futuro. Se mi faccio colpire in faccia i segni saranno troppo evidenti e quindi rischio di dover saltare la scuola per non farli vedere. Se gli permetto di colpirmi sulle mani rischio di non poter suonare il pianoforte. Quindi ho imparato negli anni a fare scudo con le braccia e gambe i suoi colpi. Per questo tengo sempre il mio corpo nascosto con abiti lunghi. Per questo ho sempre avuto dei ragazzi che erano dei poco di buono, perché a quelli va solo di farsi i cazzi loro su un bel corpo caldo e non ti chiedono come mai sei piena di cicatrici e lividi. E seppure lo fanno, basta dire che sei caduta, e quelli fanno finta di niente. Mentre mi tira su penso che questo è solo un corpo, un involucro vuoto, perché dentro non c'è più nemmeno un pezzo di anima. L'ho lasciata volare via non appena ho sentito la sua voce, nello stesso momento in cui ero con una mia risposta al telefono. «Guardati come sei conciata!» Ti sono cresciuti ulteriormente i capelli, sei uguale a tua madre, Reika. Ah, quanto mi manca tua madre. Lo so, non devo farlo, so bene che me la farà pagare, ma per quanto non abbia amato tantissimo nemmeno mia madre, non sopporto di sentirla nominare da lui. E così, coscia delle conseguenze, lo faccio. Lo fisso negli occhi e gli grido. Vaffanculo, Max! Già, e sei anche stronza come lei, Reika. Vieni, vediamo di fare qualcosa per questa maledetta somiglianza. Tremo mentre mi trascina in cucina facendomi sbattere le ginocchia sul pavimento. Arrivati apre un cassetto e ne tira fuori delle forbici affilate. Allora chiudo gli occhi pensando che è finita. L'ultimo pensiero è rivolto ai Roshi, al mio disperato affetto per lui. Ma non arriva nessuna pugnalata. Max mi tira i capelli e inizia a tagliarmeli con le forbici. Il pavimento si riempie di fili brillanti ed io inizio a piangere perché l'umiliazione mi sembra insopportabile più delle botte, più delle ferite. Quando è soddisfatto mi lascia sul pavimento della cucina e se ne va. Lo sento rovistare e riconosco il rumore del mio zaino che viene aperto. Ray, papà prende in prestito i soldi che hai nel portafogli ed esce. Ho trovato un lavoretto, starò via per qualche giorno. Fai la brava, mi raccomando, tesoro. Dopo poco la porta di casa si chiude. Io resto seduta sul pavimento della cucina. Vorrei piangere ancora ma non ho più lacrime. Prendo le forbici in mano e mi procuro delle ferite sulla coscia sinistra. Esce del sangue, fa male, ma nemmeno così riesco a piangere. Allora mi alzo e vado a prendere una scopa per pulire per terra, per togliere i miei capelli sparsi su tutto il pavimento. All'improvviso suona il telefono di casa e rispondo. Sì? Rei-chan, sono Hiro. Ho visto la chiamata sul cellulare ed ho provato a richiamarti. Perché non hai risposto? Il pianoforte è rotto. E riattacco. Hiroshi è arrivato a casa mia una mezz'oretta più tardi. Quando mi ha visto ha trattenuto un grido, ne sono certa. Mi ha aiutato a pulire casa e a gettare via ciò che rimaneva del mio pianoforte. Ha cercato di farmi sorridere dicendo che me ne regalerà uno molto più bello per i miei 18 anni. Poi mi ha aiutato a risistemare quello che resta dei miei capelli. Ha tentato, come ogni volta, di convincermi a denunciarlo. Dice che devo smetterla di tacere. Ma io non lo farò. Nemmeno questa volta. Ora i miei capelli sono corti fino alle spalle e devo tenerli a bada con un mollettone o con un cerchietto, altrimenti non trovano pace. Ho rimandato Hiro a casa sua. Non voglio dormire con lui stanotte, voglio stare sola. L'ho sentito peraltro di nascosto mentre discuteva al cellulare. Sicuramente era il suo sensei e si sarà adirato per essere stato mollato così su due piedi. Sono andato a dormire verso la mezzanotte quando mi sono convinta che quello non sarebbe più tornato. Ha preso degli abiti della sua stanza e molti oggetti personali, quindi sono sicura che starà fuori parecchio stavolta. Mentre crollo per la stanchezza, riesco finalmente a lasciarmi andare ad un pianto disperato.